Che cos'è la gloria? Nel suo significato proprio è un'eccedenza, un eccesso, è una sovrabbondanza. E ciò è un effetto. Quali sono le cause che operano, che realizzano questo effetto? Sono tre. La virtù, la comunicazione e la durata. Mi spiego. Nel concetto di gloria stanno tre assi, tre parametri. Il primo è quello che definirei l'eccellenza splendente dell'opera. E questa implica per l'appunto la virtù, nel senso anche di capacità di produrre un'opera e di orientarla a un valore. L'opera deve essere orientata a un valore, deve essere eccellente. Dunque, nessun Guinness dei primati, non colui il quale mangia la mortadella più grossa del mondo, costui non ha gloria. Gloria è qualcosa che ha a che fare con la virtù di un singolo in un'eccellenza. Secondo parametro, l'essere glorioso è esemplare, cioè è esempio. Per essere esempio vuol dire che ha davanti a sé, dunque non è solo, ha davanti a sé un orizzonte, una platea, una comunità, una dimensione pubblica, che è disposta a riconoscere la sua gloria. La gloria è comunicazione, non è solo eccellenza virtuosa dell'opera, è anche comunicazione. Esce di sé, quella sovrabbondanza trabocca fuori di sé, genera desiderio di essere, genera in coloro che ne sono spettatori, il desiderio di esserne partecipi. Terzo asse, la durata. La durata significa questo, che la gloria è energia e come tutte le energie lotta contro l'entropia e come tutte le energie è destinata a perderla questa lotta. Ma naturalmente si tratta di capire quanto tempo è necessario perché questa lotta sia perduta. L'altro punto fondamentale all'interno di questa terza facies della gloria è che la lotta contro la morte, l'entropia e la morte, la lotta contro la morte, nel caso della gloria, si realizza passando attraverso, molto spesso passando attraverso la morte. È la morte che rende immortali. La morte gloriosa produce gloria immortale. Quanto riguarda il primo punto, l'eccellenza splendente dell'opera, bisogna capire che questo implicherebbe la vittoria. L'eccellenza splendente implica la vittoria. Ma molto spesso questa vittoria è una vittoria che si realizza su un piano diverso rispetto a quello pratico-empirico. Alle Termopili chi vince? Certamente sotto il profilo empirico vince l'esercito persiano. Però noi ricordiamo la gloria di Leonida, re di Sparta, che quando i persiani gli dissero di buttare le armi, rispose: Molon labè, venitevele a prendere. Nella radice etimologica della parola. La parola gloria ha una probabile etimologia dalla radice KL, K-lambda, che è in greco kleos, che è kaleo, che vuol dire udire, farsi udire, chiamare. In latino questa radice produce un termine come inclitus. La musa della storia, Clio, ha questa stessa radice.
Nelle lingue slave la parola gloria si dice con un termine che deriva con addolcimento da questa radice, si dice slava. Appunto, qualcuno si ricorderà l'epoca del socialismo realizzato. Il canto dei sindacati sovietici del 1º maggio era Slava Trudu, gloria al lavoro. Il terzo punto è precisamente, il secondo punto è l'esemplarità, il terzo lo possiamo definire la monumentalità. La gloria serve a farsi ricordare. Dunque vi è un'eccellenza che è legata a una splendente vittoria, che non è però necessariamente una vittoria sul piano empirico. Vi è una comunicazione esemplare che apre la gloria a un orizzonte politico e vi è una monumentalità, cioè quella che Manzoni definiva una guerra illustre contro il tempo, una guerra che alla fine è destinata a essere perduta, ma insomma si tratta di capire, ripeto, quanti giorni, mesi, anni, secoli, millenni ci vogliono perché una gloria non splenda più. Per quanto riguarda la città greca, la polis. La gloria sia uno dei due elementi legittimanti della politica, se possiamo adoperare il concetto di legittimazione, che è un concetto moderno, in un contesto non moderno. Uno è l'autoctonia, l'essere nati nella città, e in questo momento non ci interessa. L'altro è per l'appunto quello che Simonide definiva eucleis toucha, la gloriosa sorte. La città greca ha bisogno di gloria. Attenzione, la città greca non si fonda su valori democratici, anche quando è nel massimo della sua apertura democratica. Il sistema di legittimazione è un sistema fondato sulle virtù aristocratiche. Tanto che il testo, uno dei pochissimi testi elogiativi della democrazia che ci siano stati tramandati dal mondo antico, cioè l'Epitaphios Logos di Pericle nel secondo libro della storia del Peloponneso di Tucidide, che probabilmente non è una composizione di pura invenzione di Tucidide, ma ha probabilmente qualche cosa a che vedere con ciò che veramente Pericle disse durante la cerimonia di glorificazione dei morti del 1º anno di guerra. Della guerra del Peloponneso, siamo nell'inverno del 430 avanti Cristo, lì, che di solito viene considerato passaggio più clamorosamente democratico della cultura antica, che è per quanto ci è stata tramandata, pesantemente antidemocratica, lì. I valori messi in campo sono i valori aristocratici e la novità è che di quei valori si dice che possono essere praticati da tutti i cittadini e non soltanto dai bennati, dagli aristocratici, appunto. Quella è la novità, non c'è un salto di qualità, non entrano in gioco altri valori, sono i valori aristocratici. Fondamentale, le opere eccellenti. Si dice che le opere eccellenti possono essere compiute anche da coloro che lavorano e non soltanto da coloro la cui ricchezza li esonera dalla fatica. La città antica ha bisogno di gloria, perché attraverso la gloria celebra se stessa, trova la propria legittimità. La gloria di Atene è, nell'Epitaphios Logos, la gloria di Atene è nel fregio del Partenone dove Fidia raffigura le panatenaiche, cioè
la città che offre se stessa la propria divinità protettrice. La gloria del mondo antico sono i bronzi di Riace, cioè la capacità di mostrare come può essere pieno di luminosità, di energia, di vibrazione, un essere umano. È stato detto, giustamente, che quelli sono più vivi dei vivi. E questa è gloria, e questa emanazione è gloria. Ma gloria nel mondo antico è anche Pindaro che scrive l'Epinicio per il vincitore. Questi sono un vincitore in uno dei tanti giochi con cui la Grecia celebrava la capacità dell'essere umano di agire in modo impegnato e gratuito al tempo stesso. Gloria in Roma è sicuramente, bisogna dire una cosa un po' tecnica, gloria è una parola che è latina, ma nella lingua latina ha una eccezione non prevalentemente, ma quasi con parità di significati, negativa, quasi con parità di significati. Cioè gloria è vanagloria, è spesso vanagloria. Ricorderete il Miles Gloriosus, è il soldato fanfarone, no? Ma anche valore positivo. Il valore positivo si stabilizza nel latino basso e poi nel latino medievale. La gloria di Roma è sostanzialmente Roma, è la capacità di Roma di essere mito a se stessa. E non a caso Roma è il più prodigioso mito politico dell'Occidente, che ha in sé ogni tipo di gloria, e questo non lo sapevano, non lo sappiamo solo noi, lo sapevano i romani. Se lo dicevano, una brutta poesia come il Carme secolare di Orazio, che è brutta, però è un bel manifesto di che cosa voleva Roma da se stessa, ce lo dimostra. Questo è il concetto politico di gloria. La gloria è qualcosa che ha a che fare con un soggetto capace di orientare la propria azione alla gloria, ma ha altrettanto bisogno di una dimensione oggettiva davanti a sé. Non è una faccenda personale, è una faccenda politica. Ecco. Il cristianesimo ovviamente non può accettare questo. Agostino, che era un romano e che queste cose le sapeva benissimo, appunto afferma che questo è il massimo valore, effettivamente la gloria è il massimo valore, per chi non ha la dimensione della trascendenza, per chi è così infelice da non conoscere la trascendenza. Ma poiché oggi la conosciamo, allora la gloria deve essere pensata come attributo di Dio. Solo Dio ha la gloria. E questo concetto, che a noi sembra anche strano, era invece un concetto potentissimo perché polemico nei confronti dell'altrettanto potente concetto pagano. Cioè il fatto che ancora ai giorni nostri la Chiesa si... voglia sottolineare, no? Gloria in excelsis Deo, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, e che distingua continuamente gloria mundi da gloria Dei. Perché questo insistere sulla gloria? Noi non lo capiamo neanche più, ma perché è uno dei classici spostamenti realizzati dal cristianesimo. L'altro è quello sull'autoritas, che viene presa da concetto politico attribuito all'Augustus e trasportata sul pontefice, sul vescovo di Roma. E qui c'è gloria presa dal mondo politico e trasportata su Dio. Gloria nella cultura medievale è attributo di Dio. Dante, da questo punto di vista,
esemplare, no? Paradiso 1.1, la gloria di colui che tutto muove, che è proprio è uno squillo di tromba che apre il paradiso, la gloria di colui che tutto muove, da una parte. Dall'altra si era già incaricato nell'inferno di fare i conti con la gloria. La chiamava magnanimità. Cioè, non c'è disprezzo, non c'è disprezzo. La magnanimità è un peccato infernale, è il peccato di Farinata, è il peccato di Ulisse. Vuol dire non essere chiusi alla trascendenza, pensare alla gloria terrena. È il peccato di Brunetto Latini. Mi insegnavate come l'uomo s'eterna. L'uomo non si eterna con le proprie opere. È una illusione, che può anche essere una bella illusione, ma è una illusione. Il cristianesimo introduce l'elemento della vanitas. Vanitas vuol dire vuoto. La gloria è pienezza, sovrabbondanza. La vanitas è vuoto. Bene, allora se la gloria è pienezza e sovrabbondanza è solo di Dio, l'uomo non ha sovrabbondanza. Vabbè, ricordiamo tutti il Purgatorio 11 con Oderisi da Gobbio, e lì c'è proprio la tirata contro la vana gloria delle umane posse, no? E si dice che la gloria più duratura che mente umana possa concepire è un battito di ciglia nei confronti del cielo che si muove più lentamente nell'empireo. Cioè, la gloria umana è annichilita. E sotto il profilo politico, la politica si legittima nel Medioevo non attraverso la gloria, ma attraverso la giustizia, che è tutta un'altra cosa. L'uomo politico deve realizzare la giustizia. Diligite justitiam, dice il salmista, ed è il concetto fondamentale degli specula principum. Amare la giustizia e raddrizzare il governo, cioè il timoniere, è quello che raddrizza la rotta delle cose terrene che delirano, vanno sempre fuori dalla rotta. L'uomo politico cerca la giustizia, trova la giustizia. Perché? Ma perché la giustizia non è difficile da trovare, è l'ordine razionale dell'essere voluto da Dio e conoscibile dall'uomo. Questo fa la politica. La gloria umana non va perseguita in quanto tale. Sì, ci può essere, ma l'elemento fondativo della politica è la giustizia. Per cui voi vedete, andiamo a Ravenna, andiamo in San Vitale, vedete quella cosa scandalosamente potente, Giustiniano, il mosaico di Giustiniano, che è abbacinante addirittura, è una manifestazione di gloria, quale non se n'è mai vista, ma quella gloria non è più la gloria di un imperatore romano, è la gloria di un uomo che è talmente consapevole che la politica è giustizia che ha fatto il corpus iuris civilis. Non parliamo della gloria nel mondo barocco, che è precisamente tutta e solo su Dio. Basta, andiamo a Roma, vediamo una qualunque chiesa barocca, una bella chiesa di Bernini o di Borromini, e lì abbiamo il trionfo, che è sempre il trionfo di Dio. E al tempo stesso, ce l'ha insegnato Benjamin, quel trionfo è la luttuosa malinconia del creato. Gloria è di Dio, non degli uomini. Di Dio o dei santi elevati alla gloria degli altari e partecipi della gloria di Dio. Stiamo attenti, perché questo non vuol dire che la gloria non sia un attributo dell'uomo per il cristiano. Lo è, ma è la gloria dei risorti.
Queste sono cose che stanno nella dottrina. Noi risorgeremo nell'anima e nel corpo, e quello sarà il corpo glorioso. Cioè, spiegava San Tommaso, che voleva sempre spiegare tutto, la materia nella sua dimensione essenziale. Ma c'è la materia, e sarà una materia irradiante gloria nel grembo di Dio. La gloria è il destino dell'uomo, anche per il cristiano, non su questa terra. Machiavelli, che è un pagano, al contrario, precisamente spiega, qui siamo principe 25esimo, che la molla dell'agire umano sono la gloria e le ricchezze. E le ricchezze come motivazione dell'agire sono qualcosa di scandalosamente volgare e impolitico, sono state la rovina di Roma, no? La guerra civile scatenata dai plebei contro il latifondo, e sono state la rovina di Firenze. Mentre invece la ricerca della gloria, quello sì che è una bella motivazione per la politica, e su quel punto la politica come grandiosa manifestazione di potenza, sostanzialmente, ecco, come grandiosa manifestazione di potenza, su quel punto arrivano gli insegnamenti di Machiavelli. Se vuoi essere glorioso, che vuol dire potente, che vuol dire vincitore, allora devi fare questo e questo e questo. E poi devi anche sperare che la tua azione abbia il riscontro con la qualità dei tempi. E anche qui si introduce un elemento di drammatica incertezza, perché già Machiavelli non è per niente sicuro che la gloria umana abbia la possibilità di durare, anche se è sicurissimamente nella dimensione monumentale. La gloria è l'unica motivazione degna dell'uomo, l'unica. Nella insensatezza disumana del corso degli eventi storici, neanche della storia, del corso degli eventi, soltanto la gloria è quella fiammella che splende nella notte e ti consente di essere ricordato, così che si possa dire che tu sei vissuto per qualche cosa. E tuttavia questa consapevolezza è una consapevolezza legata al fatto che vi è un elemento, oltre che la virtù, vi è un elemento di fortuna nell'agire umano che non è sotto controllo, che può distruggere i tuoi disegni e che non potrai mai controllare sostanzialmente.